ragazze, bentornate sul canale. Finalmente ci rivediamo dopo un sacco di tempo. Mi sembra anche strano stare qua a registrare un video perché è passato talmente tanto tempo dall'ultima volta che non lo so, veramente mi sembra stranissimo. Quindi prima di impampinarmi come se fosse la prima volta, direi di iniziare. Oggi parliamo dei miei preferiti. Ho iniziato il mese scorso a fare un video di questo genere, credo che ne farò uno ogni mese se avrò qualcosa da mostrarvi, qualcosa di carino e qualcosa di utile da mostrarvi. Quindi partiamo subito con la prima categoria dei prodotti preferiti di agosto, che è un prodotto per la casa. Il mio prodotto preferito di agosto è il mio ammorbidente fatto in casa, che è esattamente questo. Sicuramente tanti di voi sapranno che l'ammorbidente che si vende nei negozi intanto è non ecologico al 100%, nel senso che è uno dei detersivi, dei detergenti più inquinanti in assoluto. Seconda cosa, lui dice di ammorbidire, come dice la parola stessa, i vostri capi in lavatrice, in realtà li profuma soltanto. Perché effettivamente i capi, quando voi li stendete e li andate a ritirare, non è che siano poi così morbidi, anche se avete usato l'ammorbidente. Io sinceramente non ho di questi problemi perché, avendo l'asciugatrice, utilizzando l'asciugatrice per ogni ciclo di lavaggio che faccio, i capi comunque escono morbidi dall'asciugatrice. Quindi io mi sono informata, ho deciso di eliminare completamente qualsiasi tipo di ammorbidente che stessi utilizzando, di marca o non di marca. Ne mettevo un goccino giusto per profumare, poi quando mi sono effettivamente resa conto che non ne vale la pena, perché si spendono un sacco di soldi, si inquina terribilmente e il risultato veramente non ne vale la pena, allora ho deciso di crearmi una sorta di ammorbidente che facesse un pochino da ammorbidente, ma che soprattutto profumasse la mia biancheria. Me lo sono fatto in casa. Ho cercato la ricetta, l'ho trovata ed eccolo qua. Questo ammorbidente è semplicemente fatto con 750 ml di acqua, 30 g di acido citrico, che è questo, ve lo faccio vedere così almeno. Io ho comprato questo qui, l'ho trovato su Amazon, ma credo che l'acido citrico si possa trovare nei grandi paesi, nelle grandi città, anche in farmacia, nei ferramenta probabilmente. Qua Mission Impossible, e quindi niente, me lo sono ordinato. Questo che ho trovato in realtà è alimentare, però va bene per questo tipo di utilizzo, va bene un acido citrico comune. E quindi niente, vi dicevo, 750 ml di acqua, 30 g di acido citrico e 30 gocce di olio essenziale di limone. Io semplicemente riempio il flacone, quando l'avrò finito, riempio il flacone sotto l'acqua corrente fino più o meno a questo livello, dopodiché aggiungo 30 g di acido citrico, che è praticamente quasi una polverina, è una sorta di polverina grossolana, sembrano dei cristalli di zucchero. Adesso ve lo faccio vedere se riesco. Eccolo qua, sembrano dei cristalli di zucchero finissimi. Quindi io questo è già da un bel po' che lo uso, ragazzi, ed è praticamente infinitesimale. Vi dirò nel corso poi magari del tempo, se mi volete seguire in questa cosa, quanto effettivamente, per quanto tempo l'ho utilizzato, e fare un attimino il calcolo di quanto ho risparmiato utilizzando questo tipo di ammorbidente fatto in casa piuttosto che quello comprato nei negozi, in un qualsiasi supermercato. Quindi questo è sicuramente il prodotto top per la casa di questo mese, lo adoro. Ora in questo momento non vi so dire se ammorbidisce o meno i capi, proprio perché io, utilizzando l'asciugatrice, i capi li trovo già morbidi appena usciti dall'asciugatrice. Questo dovreste magari provarlo o farvelo dire da chi sta passando una moto. Da chi utilizza lo stendibiancheria normale, quello classico. Comunque vi so dire che la freschezza delle cose che escono
dalla lavatrice e poi dall'asciugatrice è assoluta, nel senso che la roba profuma effettivamente di limone o di qualsiasi altra essenza che voi vogliate metterci. Se volete metterci anziché l'olio essenziale di lavanda, di limone, metterci quello di lavanda, va benissimo, scegliete voi la profumazione che volete. Per assurdo io ho pensato di farlo una volta anche con l'essenza di zucchero filato, perché voglio sentire come profuma la roba, solo che poi credo che l'abbigliamento di Gian Giacomo non sarà molto molto gradito al profumo di zucchero filato. Boh, vediamo, glielo chiedo, se gli piace posso provare a fare anche così. Seconda categoria, prodotto per la detergenza o comunque la pulizia del corpo. Il prodotto preferito di agosto, neanche a dirlo, è un must have assoluto ormai da più di un anno, ed è sempre lui. Questo è il deodorante della Aloe Bio 50, un deodorante spray con zero alcol, efficace a 24 ore per pelle sensibile e delicata. Io naturalmente non so l'efficacia in 24 ore, perché prima delle 24 ore mi lavo mi lavo e lo riapplico, quindi non mi so dire effettivamente rimanere 24 ore senza lavarsi, ma credo che comunque funzioni benissimo. Questo non mi ha mai deluso in qualunque situazione, che ci fossero 20 gradi, 30, 40, 45 gradi, non mi ha mai deluso, non mi ha veramente mai fatto puzzare, neanche nelle giornate più no. Ad esempio, in quel periodo del mese in cui i nostri ormoni cambiano e quindi anche il nostro odore cambia e c'è tanto caldo perché siamo ad agosto, insomma, con tutto controcorrente lui non mi ha mai deluso. È un deodorante assolutamente perfetto, infatti io ormai lo compro a vagoni, me lo prendo direttamente a cassette dal negozio e ce l'ho sempre a casa, in modo che non mi manchi mai. Oltretutto è molto delicato, lo utilizzo anche quando mi depilo e lo applico subito dopo uscita dalla doccia, non mi ha mai creato nessun tipo di problemi di ghiandole gonfie, di bruciore, zero proprio, è super perfetto. Quindi questo è il promosso per la detergenza. Invece il prodotto per corpo capelli è questo qua, che è un prodotto della linea Trico Bio, di cui vi ho parlato già l'altra volta. L'altra volta vi ho fatto vedere shampoo e balsamo della linea shampoo e maschera, mi appunto una zanzara. Questa linea io la stra adoro, hanno fatto dei prodotti secondo me squisiti. Questo è uno dei miei preferiti, è lo spray termoprotettivo lisciante con olio di monoi e fiori polinesiani. Allora, a prescindere dal fatto che ha un profumo superlativo, è veramente, nel momento in cui lo stai spruzzando ti viene voglia di andare a mangiartelo, mamma mia, è veramente squisito, squisito, buonissimo. Anche quando lo spruzzo sulla testa delle bambine mi verrebbe voglia di andare a mangiarmele dopo, non sto scherzando. Comunque l'odore è stupendo, il profumo è stupendo. Oltre a questo ha un fantastico protere lisciante, tant'è che spesso quando siamo di fretta, che lavo i capelli a Matilde, le faccio la doccia velocemente, lavo i capelli e la faccio uscire senza metterle il balsamo. Però naturalmente sui capelli che già arrivano più o meno a qua si formano i nodini, quindi io, non mettendole il balsamo, ho sempre il terrore di tirarglieli. Prima di spazzolarla le spruzzo questo, ragazzi, in 3 secondi, nel senso, glielo spruzzo, vado a prendere la spazzola, gliela passo, liscio assoluto, non gli si forma un nodo, o meglio, passando la spazzola con questo prodotto gli si sciolgono subito tutti i nodi. E oltretutto, essendo uno spray termoprotettivo, proteggono anche il capello dal phon, dalla piastra oppure dai raggi del sole, perché ragazzi, ricordiamoci che il sole, soprattutto in estate, batte, e batte soprattutto sulla nostra testa, perché è la prima cosa che becca. Quindi usare uno spray termoprotettivo anche d'estate è, secondo me, assolutamente una cosa dovuta ai nostri capelli. A maggior ragione d'inverno, quando andremo a utilizzare phon e piastra, è una cosa che andrò a usare. Infatti questo, nel giro di un paio di mesi che l'abbiamo usato, è praticamente finito e andrò immediatamente da Mafalda Gift a prendermene un altro. Ah, casomai di questi prodotti vogliate sapere la provenienza, vi lascerò i link qua sotto del nostro sito Mafalda Store, in cui potete trovarli e eventualmente ordinarli.
Prodotto make-up preferito questo mese è questo cosino qua. È un blush di Astra che, vi dico la verità, è di una collezione passata, che non fanno più. E voi direte: perché ce lo stai facendo vedere allora? Perché voglio farvi vedere questa cosa in modo che voi la possiate sfruttare e utilizzare anche con altri tipi di marchi. Astra non è un marchio eco bio, però io di Astra, siccome noi la vendiamo, utilizzo diversi prodotti. Quei prodotti che non hanno all'interno né siliconi, né parabeni, né schifezze varie. Quei prodotti che sono sì fatti da alcuni elementi, da elementi chimici, non sono ecologici, però non hanno ingredienti dannosi all'interno, quindi io questi prodotti vado comunque a utilizzarli, soprattutto se li devo mettere sopra qualcos'altro, nel senso io sotto la base la faccio con assolutamente o un fondotinta, una BB cream o un correttore eco bio. Invece sopra vado ad applicare il blush. Questo qua di Astra mi piace un sacco perché è tanto tanto pigmentato, è quello che ho oggi. Io questo blush ve lo voglio far vedere perché è un prodotto in realtà multifunzione, così come tanti altri se ne trovano in circolazione, che sia di Astra, che sia di Deborah, che sia della Maybelline, qualsiasi tipo di marca. Non vi fermate a quello che hanno scritto sulla confezione, nel senso che io questo lo utilizzo sì come blush, come ce l'ho adesso, ma lo utilizzo anche come ombretto, che è quello che ho adesso su. E lo si può utilizzare tranquillamente anche come rossetto. Io adesso non l'ho messo perché non volevo fare troppo pandan per farvi vedere tutti e tre i tipi di utilizzo, ma io spessissimo questo colore qua lo utilizzo anche come rossetto. Io adesso vi faccio vedere quanto è pigmentato. Guardate quanto può essere pigmentato questo blush, che in realtà è una crema, come vi dicevo, multifunzione, perché può essere utilizzato veramente in tanti modi diversi. Quindi se anche voi avete magari un blush o un fondotinta che non vi piacciono perché hanno una colorazione troppo scura, particolare, provate a utilizzarlo come ombretto. Pur di utilizzarlo piuttosto che buttarlo via, che comunque è sempre uno spreco di soldi e non fa bene sicuramente all'ambiente, provate a utilizzarlo in un altro modo. Se un fard vi dà un colorito strano, provate a utilizzarlo come ombretto e vedete un po' come verrà fuori, oppure utilizzarlo come per fare il contouring come che fosse una terra. Insomma, vedete un po' voi, abbiate un po' di fantasia e di estro nel truccarvi, nell'agghindarvi e nel sistemarvi ogni mattina. L'accessorio del mese non poteva che essere questo, cioè ok, questi sono dei semplicissimi occhiali da sole alla Greta Garbo che io ho da un sacco di tempo, ma tanto tanto tanto, però in linea generale volevo dirvi che l'accessorio che non deve mai mancare nella mia borsa né d'estate né d'inverno sono gli occhiali da sole, di qualunque tipo siano, di qualunque marca essi siano, con delle buone lenti possibilmente, perché altrimenti non li posso usare, avendo io fatto il laser agli occhi. Non mi posso permettere di utilizzare lenti che non abbiano una protezione almeno di 400 UV. E comunque gli occhiali da sole in generale io li utilizzo spessissimo, li utilizzo tutti i giorni praticamente dell'anno, che ci sia il sole, che non ci sia il sole, solo forse i giorni in cui piove non li metto, quindi diciamo 350 giorni all'anno qua in Sardegna. Li utilizzo molto d'inverno quando c'è vento, perché sempre per il problema che mi va la roba dentro gli occhi e io non devo assolutamente far entrare niente all'interno dell'occhio, nessun corpo estraneo, quindi devo stare molto molto attenta. Quindi gli occhiali da sole, prodotto super top di tutto l'anno praticamente. Sesta categoria, l'outfit del mese. In realtà non ce n'è uno preciso.
In linea generale è esattamente come sono vestita anche oggi, cioè una maxi t-shirt con i leggings e un paio di sandaletti. Io praticamente ho fatto tutto il mese di agosto in queste condizioni. Perché? Allora, prima di tutto, quando non mi sento bene non ho una particolare voglia di agghindarmi con vestiti, scarpe col tacco, di fare la super faiga che non sono. E quindi avevo semplicemente voglia di stare tranquilla, di stare comoda, perché già non mi sentivo bene con me stessa, quindi stare a mettermi anche scomoda con cose che mi tiravano, che mi stringevano, che mi costringevano, non ne avevo assolutamente voglia. Quindi, a parte qualche piccola eccezione in cui sì, mi sono naturalmente conciato un po' meglio, però durante il giorno, diciamo che in linea generale, oppure per stare alla casetta in campagna, non avevo particolare necessità di stare coi tacchi, e quindi ho passato quasi tutto il mese in magliettina, in questo caso maxi maglietta, perché portando i leggings mai col sedere scoperto, mai. Sesta categoria, no, settima categoria, il film o la serie TV preferita del mese. Io ho fatto in realtà tutto agosto che ho visto diverse cose, ma nessuna mi ha colpito particolarmente. L'altra sera invece, praticamente il 28, il 29, il 30, non mi ricordo più che giorno era, l'altra sera mi sono imbattuta molto per caso in questo film, che lì per lì c'era la sigla iniziale. Ho detto: ma sì, dai, vediamocelo, non ho voglia di cose pesanti, ho voglia di qualcosa di allegro, di simpatico. A vedere la scritta ho detto: sicuramente questa è una commedia. Adesso vi dico il titolo e per chi l'ha visto capirà che non era assolutamente una commedia. Sto parlando di Colpa delle stelle. È un film che mi ha distrutta. Io sono andata a letto con i lacrimoni così. Gian Giacomo mi guardava e mi diceva: tu non sei normale. Ragazzi, ditemi che non sono l'unica, ditemi che quando vedete questo tipo di film super struggenti anche voi avete il magone, vi viene voglia di piangere, perché veramente è stato una cosa allucinante. Cioè, un film che mi ha toccato in un modo pauroso. Sarà che comunque abbiamo avuto diverse esperienze in famiglia di problemi del genere, però è stata dura, emotivamente è stata dura. Quindi non lo so, mi ha lasciato veramente il segno questo film, che doveva essere una commedia, quindi io l'avevo iniziata a vedere come una commedia, invece si è trasformata in tutt'altro e mi ha segnata decisamente. Quindi è un film che, se non avete visto, l'hanno dato su Canale 5, se non l'avete visto vi consiglio di andare a cercarlo, perché è veramente un film che insegna qualcosa. Ottava categoria, il piatto o la ricetta preferita. In estate uno pensa che i piatti preferiti siano quelli freschi, quelli che più ti fanno assaporare proprio il fresco che ci può essere nell'estate, non l'insalata di riso, la pasta fredda, tutte queste cose qua. E invece, manco poca. Il mio piatto preferito di tutto agosto è stata la pasta, la mia amata pasta in tutti i modi possibili e immaginabili, anche perché che fossimo a casa, che fossimo alla casetta, è quella cosa che arrivi a casa in 20 minuti, praticamente ce l'hai nel piatto ed è tutto molto più semplice. Quindi abbiamo fatto pasta tutti i giorni, quasi tutti i giorni, se non era pasta era riso, comunque non è mai mancata, in tutti i modi possibili e immaginabili, che fosse col sugo, che fosse alle verdure, alla puttanesca, quattro formaggi, la carbonara, la pasta con le polpette, insomma abbiamo fatta in tutti i modi possibili. E niente, questo è stato il piatto che ci ha accompagnato per tutto il mese di agosto, anche perché non sottovalutiamo il fatto che la pasta è facile da masticare, quindi per me era molto più semplice riuscire a nutrirmi piuttosto che fare una bella grigliata di carne mista che non riuscivo a masticare neanche se mi avessero aiutato gli altri. Quindi comunque avevo necessità di mangiare qualcosa di morbido, e la pasta è stata la cosa che veramente mi ha aiutato in tutto il mese.
Il nono punto mi chiede qual è il momento preferito del mese. Io non voglio stare sempre lì a ribadire, però agosto per me è stato un mese molto 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 duro, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico, e quindi il mio momento preferito di agosto l'avete visto in realtà nel video precedente, ed è quel sabato, il 25 mi pare che fosse, in cui finalmente siamo andati al mare tutti e quattro insieme, io, Gian Giacomo e le bambine. Io non avevo più il mal di denti, avevo sì il dolore alle gengive, eccetera, eccetera, stavo aspettando che la ricostruzione, però non avevo quel mal di denti pressante sul nervo e quindi mi sono potuta rilassare almeno per qualche ora, per 2 ore, sono state 2 ore alla fine, però è stato il mio momento preferito di tutto il mese perché è stato un momento di condivisione con la mia famiglia che mi ha fatto veramente tanto bene al cuore e sono stata bene, molto semplicemente, senza fare niente di particolare, semplicemente stare lì a guardare loro che giocavano, che ridevano, che scherzavano, che facevano i tuffi, mi ha fatto bene al cuore. E la decima categoria, la mia frase o aforisma preferita del mese è questo. Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. E questo è vero, ragazzi. Avendo paura di sbagliare, molto spesso ci lasciamo sfuggire le cose più belle. E allora io vi dico, buttatevi nelle cose. Buttatevi in qualunque cosa sia, nell'assaggiare un piatto nuovo, pur non sapendo che sapore può avere. Organizzate un viaggio, anche se vi sembra una meta impossibile, provateci. Girate il mondo. Ciao, amore. Dimmi. Ti metto gli occhiali perché io voglio andare sull'altalena. Vuoi andare sull'altalena? Me lo fai ciao ciao qua? Ciao ciao. Ciao ciao! Ok ragazzi, io vi lascio qua sotto nell'info box la lista delle categorie. Se avete piacere, scrivetemi nei commenti magari quali sono i vostri preferiti. Sì, amore, adesso andiamo sull'altalena. Avrei piacere di conoscere quali sono i vostri preferiti di agosto e così magari condividiamo un po' le idee insieme, ok? Noi vi mandiamo un grande bacio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!